Siamo con l'assessore Maria Antoni per siamo addirittura d'arrivo nella giornata che celebra ulteriormente i bambini per Rieti, città amica dei bambini. Due settimane molto intense, molto corpose. Oggi l'inaugurazione di questa struttura molto importante. Quindi un consuntivo sulle due settimane e sulla giornata di oggi molto particolare. Il consuntivo è assolutamente positivo. Abbiamo avuto un successo enorme, tanto che sono arrivate persone dalle città vicine, quindi da Terni, da Perugia, dall'Aquila, da Roma. Questo ci rende veramente, veramente orgogliosi. Poi la grandissima partecipazione sociale, tante associazioni, tante famiglie, tanti bambini. Insomma, abbiamo dato servizi e opportunità a migliaia e migliaia di bambini e delle loro famiglie, ovviamente. Questo ci rende assolutamente orgogliosi. Poi oggi apriamo ad una struttura in maniera definitiva. Come è nostra prassi, cerchiamo sempre di coniugare l'edizione Città Amica dei Bambini con l'avvio di qualcosa di stabile sul territorio, dallo spazio famiglia di 2 anni fa, ad altri servizi lo scorso anno, e quest'anno inauguriamo questa grandissima struttura in accordo con l'ATER. Questo sarà un centro polifunzionale a disposizione del territorio, quindi qui dentro intanto da subito partirà uno sportello di segretariato sociale ed uno sportello informativo dell'ATER per favorire appunto la diffusione delle buone politiche della casa e le informazioni dei servizi sul territorio. Pensiamo che non debbano essere i cittadini a spostarsi verso i palazzi istituzionali, ma assolutamente i servizi dei palazzi devono spostarsi sul territorio, e così facciamo e faremo anche qui. È ovvio che poi questa struttura deve essere riempita di vita, di opportunità per tutti, in primis per i residenti nel quartiere di Villa Reatina. Pensiamo molto alle periferie, ecco, questa è una grande periferia, ma è un quartiere estremamente vitale che può dare tanto alla città, e noi dobbiamo contribuire a offrirgli le opportunità per manifestarsi appieno. Questa è una struttura che ce lo consentirà.